La nostra prima visita in India a New Delhi è la Jama Masjid, o la Moschea del Venerdì. Dal Forte Rosso si gode una magnifica vista della Jama Masjid, la Moschea del Venerdì. Attraversiamo Sudash Mark, praticamente il mercato, e procediamo lungo una fila infinita di bancarelle di artigianato fino alla grande moschea, la più grande dell'India. Il Jama Masjid, situata a sud-ovest del forte, fu costruita da Shah Jahan a partire dal 1645 al centro del vecchio quartiere musulmano di Chandiknau. La moschea si erge su un'altura a cui si accede attraverso scalinate in arenaria rossa a tre grandi portali, tre cupole a cipolla come tutte le moschee consacrate al culto, quattro torri angolari e svettanti minareti in marmo e arenaria rossa alti 40 metri. L'ingresso orientale era riservato all'imperatore Shah Jahan e oggi viene aperto solo al venerdì in occasione della preghiera dello Juma. Il grande cortile di circa 10.000 metri quadrati è circondato da un portico ed è in grado di ospitare fino a 25.000 fedeli. La moschea è caratterizzata da 11 archi di cui quello centrale occupa una grande volta a forma di mihrab in corrispondenza della direzione della Mecca. Poco distante, a sud dell'Aikila, lungo le sponde del fiume Yamuna, incontriamo il Rajghat, il memoriale eretto nel luogo in cui avvenne la cremazione del Mahatma Gandhi. E Ram, oddio, sono le ultime parole pronunciate dal Mahatma, colpito a morte da un fanatico indù, e sono incise su una lastra di marmo nero al centro del grande parco sul quale arde una fiamma perenne e su cui ogni giorno pellegrini e visitatori di tutte le nazionalità e le religioni depositano fiori in segno di omaggio alla grande anima. Il Mahatma Gandhi fu assassinato il 30 gennaio del 1948, pochi mesi dopo aver compiuto la sua missione per la lotta d'indipendenza del popolo indiano nell'agosto del 1947. Aver visitato il mausoleo del Mahatma Gandhi e aver visto la forza lavoro dell'India, cioè le donne, arriviamo all'India Gate, alto 42 metri, costruito sul modello dell'Arco di Trionfo di Parigi e dedicato ai caduti indiani della Prima Guerra Mondiale, i cui 90.000 nomi sono incisi alla base dell'edificio. Prima di lasciare Delhi in direzione Mandava, ci dirigiamo verso il Qutub Minar, circa 15 km a sud di Delhi. Questa torre fu edificata da Qutb ud-Din Aibak a partire dal 1197
all'epoca delle grandi invasioni da parte degli arabi, che simboleggia la vittoria su un sovrano indù. Alta circa 73 metri, ha un diametro di 15 metri alla base, che si assottiglia fino a 2,5 metri della vetta. Conta 5 piani costruiti in epoche diverse in arenaria rossa e marmo. A poca distanza dalla Qutb Minar c'è la Quwwat ul-Islam Masjid, la moschea della potenza islamica, che sorge appunto ai piedi del Qutb Minar e venne edificata a partire dal 1193. È la prima moschea costruita in India. Si erge in gran parte in rovina su un antico complesso di un tempio indù che contava numerosi luoghi sacri e che fu distrutto per far posto alla moschea. Numerosi dettagli dell'architettura e dell'arte jainista e induista si mescolano all'edificio musulmano in un perfetto esempio di sincretismo architettonico. Il porticato che racchiude il cortile fu eretto nel XIII secolo. Si riparte alla volta del Rajasthan, un po' confidando negli amuleti e negli dei del nostro driver Sandokan. Ecco che entriamo nel Rajasthan, letteralmente terra del Rajà e più precisamente dei grandi re, dei grandi Maharajà, terra di grandi ricchezze, di splendide dimore, palazzi, fortezze e leggendari tesori, terra di tradizioni forti dove gli usi e i costumi delle sue popolazioni hanno mantenuto e mantengono tuttora una forte identità. Orgogliosa come i suoi guerrieri, splendente come il suo glorioso passato. Il Rajasthan è uno degli stati indiani più famosi e richiama ogni anno visitatori da ogni parte del mondo. Lo spirito guerriero dei suoi popoli, fondato sull'indipendenza e sulla libertà, ha fatto sì che nel corso dei secoli i Rajput, ricchi feudatari locali, proprietari di terre e palazzi, fossero sempre occupati a combattere sul loro fronte interno per il controllo del territorio, rendendosi vulnerabili nei confronti dei conquistatori arabi che a partire dall'XI secolo penetrarono nel Rajasthan. Thank you.
Mentre le immagini scorrono sulle riprese fatte al forte medievale di Mandawa del 1750, uno sicuramente dei più belli di tutta la regione, oggi trasformato in albergo, dove abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di incontrare il Maharaja di Mandawa, guardiamo assieme il territorio del Rajasthan, che confina a nord con lo stato indiano del Punjab, ad est con l'Uttar Pradesh, a sud-est con il Madhya Pradesh e a sud-ovest con il Gujarat. La superficie del Rajasthan è di circa 342.000 km quadrati, simile quindi a quella italiana, e la popolazione dello Stato conta circa 50 milioni di abitanti. A nord-ovest degli Aravalli si estende la regione di Shekhavati, quella che stiamo attraversando, ovvero la porta del deserto, che mette in comunicazione la penisola del Deccan con l'Asia centrale, passando per il deserto del Thar, compreso in un triangolo segnato da Delhi, Jaipur e Bikaner. Lo Shekhavati è storicamente al centro delle vie carovaniere che nel XIX secolo divennero crocevia di mercanti, traffici, scambi di ricchezze e mercati importanti. Mandawa ne è un esempio tipico. Lo spettacolo che Mandawa ci offre è stupefacente e di una decadenza assoluta, la decadenza intesa come declino di un antico splendore, di un rinascimento senza uguali e di un'età d'oro neppure molto lontana. Siamo nello Shekhavati. Entrando a Mandawa ci vengono incontro piccoli e grandi palazzi finemente scolpiti ed ora semi abbandonati dai portali intagliati, specchi dorati che rivestono le volte, innumerevoli affreschi di divinità, scene mitologiche, storie di Maharaja, di battaglie e processioni regali. Mandawa è una città museo, ancora avvolta, se non fosse per il rombo dei pullman, nel suo tempo da tardo millennio. Passa un carro tirato da un asino con due sacchi di grano, il clacson invadente di un camion rompe l'incantesimo e riempie di un fitto chiacchiericcio il mercato di poca frutta. Nel periodo di maggior splendore, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, la città era attraversata da carovane cariche di tappeti, oro, argento e pietre preziose. I mercanti indaffarati a concludere affari di ogni genere con una opulenza che si manifestava in tutte le sue forme. Provare a immaginare Mandawa ai tempi del suo splendore, quando carri stracolmi trasportavano spezie e cotone verso l'India, interna sotto l'occhio vigile dei ricchi mercanti avvolti nelle loro sete dorate, nei turbanti colorati, è un esercizio semplice di fantasia. Camminare nei vicoli silenziosi di Mandawa, accompagnati dai bambini locali, per assaporare fra tanta decadenza l'eco non lontano di uno splendido passato e di ricchezze senza uguali, è davvero un'esperienza emozionante. Gli aveli di Mandawa si susseguono ininterrottamente, si possono osservare sugli archi d'ingresso i simboli del dio Sole, Surya, e quelli della Luna, Chandra, a seconda dell'appartenenza di casta dei guerrieri Rajput. Da non perdere il Choccani Haveli, il più grande della città, con i suoi affreschi di elefanti, cavalli, dromedari e guerrieri.
prima di entrare in Bikaner passiamo dal Lakshmi Nivas Palace, costruito nella prima metà del Novecento e famoso per il suo cortile dalle mille finestre trasforate e per la sua torre dell'orologio. Si trova al centro di un bellissimo parco in cui corrono pavoni colorati. Oggi il palazzo è stato trasformato in albergo di lusso. Per concludere in maniera brillante la nostra giornata, eccoci a Bikaner, alla Porta del Sole, dove Sandokan e Andr ci hanno portati. Una schiera di guidatori di tuk-tuk ci invita a salire per il giro turistico della città e, come consigliato dalla guida, individuato un capo fra tutti, chiamatolo in disparte e contrattato con lui il prezzo, partiamo alla scoperta di una delle città più indaffarate e operose di tutta l'India. Attraversare Bikaner in ritorno di tuk-tuk è un'esperienza divertente. I guidatori si muovono con disinvoltura tra le vie sempre più strette fino ad attraversare dei vicoli che sembrano costruiti proprio a misura di tuk-tuk, un esercito strombettante di veicoli, moto, camion, carri trainati da buoi, biciclette, dromedari, carichi di merce, vi accompagnerà con la sua musica assordante in un'esperienza unica. Seguendo per le vie della città vecchia arriviamo ai tempi Jain, costruiti nel XIV secolo e tra gli edifici più antichi della città. Il Bandeshwar Temple mostra al suo interno notevoli affreschi di scene di corte e battaglia e vanta numerose statue di legno di danzatrici. Nel mandap centrale troviamo la statua di marmo del santo Parshvanath, a cui il tempio è dedicato. Thank you.
Ed eccoci finalmente a Bikaner, la città del Maharaja Rao Bika, figlia dei potenti Maharaja di Rathor, ovvero del regno di Jodhpur. La città fu edificata a partire dal 1488 proprio alle soglie del deserto del Thar e ricoprì nel corso dei secoli XVI-XIX un ruolo importante come oasi del deserto, posto tappa fondamentale prima di iniziare la traversata o luogo ideale di ristoro dopo il faticoso deserto. Entrando in Bikaner, la città appare come un groviglio di strade ed un ingorgo di traffico unico, ma i limiti della città vecchia si erge stranamente in pianura, a differenza di tutti i grandi forti del Rajasthan, Amber, Jodhpur, Chittorgarh, Kumbhalgarh e Jaisalmer, lo splendido Junagarh Fort. Subito dopo l'entrata a sinistra del varco che si apre tra le mura si notano le piccole mani di donne che scelsero il sati, ovvero che si fecero bruciare sulla pira dei loro mariti morti in battaglia piuttosto che cadere nelle mani del nemico. Restano sulla parete alcune piccole manine argentate cosparse di polvere rossa e riso in memoria appunto delle donne che compirono tale atto. Il percorso verso Jaisalmer, circa 330 km, si compie in circa 6 ore, su una pista lunga e diritta, completamente asfaltata e a tratti coperti dalla sabbia. Da una parte e dall'altra della strada gli arbusti bassi e spinosi si fanno sempre più spazio, scavano fra le dune e riconquistano terreno. Thank you.
Jaisalmer è la città dell'argento. Entrando in una casa del quartiere degli argentieri di Jaisalmer, improvvisamente una schiera di ragazzini apparirà con dei sacchi di jute in spalla per rovesciare improvvisamente su un tappeto ai vostri piedi chili e chili di oggetti in argento dalle lavorazioni più varie: scatole, bracciali, anelli, vasi, portaspezie, divinità, coltelli Rajput, collane, statue. Potrete sguazzare in questo mare d'argento e scegliere i pezzi che più vi interessano e alla fine chiedere il peso della vostra mercanzia. I commercianti d'argento vendono tutto al grano. La visita della città inizia con il Gadi Sagar Tank, ovvero il lago artificiale che durante il periodo monsonico si riempie d'acqua e funge da riserva idrica durante il periodo secco. A pochi passi dal lago si trova il Folk Museum con una piccola ma interessante collezione di oggetti d'arte popolare del deserto. Uno se lo può portare via. Cara che bimbi, troppo. Forte di Jaisalmer o Sonar Killa. L'ora migliore per recarsi al forte è la mattina presto, prima delle 8:30, quando Jaisalmer è ancora avvolta nell'aria fresca ed immobile della notte e la nebbiolina del deserto si dirada. I mercanti già svegli dall'alba con il loro masala chai, il tè con latte e spezie, bivaccano in attesa dei viaggiatori e le strade sono libere dal brulicare allegro di indiani indaffarati in continui andarivieni.
edificato sulla collina rocciosa di Trikuta in forma di triangolo isoscele. Per sfruttare la forma della collina, il forte risale al 1156, anno di fondazione della città, ed è il forte più antico del Rajasthan. Le mura di cinta si estendono per 5 km di perimetro, sono alte 9 metri e contano 99 bastioni ancora interamente intatti. L'assemblaggio delle fortificazioni venne fatto a secco, seguendo una tecnica di incastro di ogni singola pietra nell'altra, caratteristica che fa del forte un edificio indistruttibile, resistente anche ai terremoti. Palazzo Reale o Palazzo del Maharaval, costruito in epoche diverse e via via arricchito con sale e balconi traforati in arenaria gialla che offrono una splendida vista sulla città sottostante. All'interno del palazzo la sala più antica è quella dello Juna Mahal, ma quella che suscita maggiore interesse è il Rang Mahal.
Adesso ho capito, col primo prima la lecciglia, gli apro, però devi tenere, come ho fatto l'altra volta, si fa quasi Mentre attraversiamo le ultime propaggini del deserto del Thar sulla strada per Jodhpur, non è difficile incontrare villaggi che ci permettono di entrare davvero in una dimensione temporale fuori dal mondo e di perdersi tra i colori e i suoni, appunto, del deserto del Thar. Sono appunto numerosi i villaggi che meritano una visita per ammirare l'organizzazione della vita del deserto e il fascino della sua gente. In alcuni villaggi possiamo ammirare le tipiche abitazioni del deserto, costruite in fango e sterco di vacca, con i tetti di paglia e originali disegni nei cortili e sulle pareti. Jodhpur, situata geograficamente al centro del Rajasthan, è la seconda città del paese ed un piacevolissimo centro che offre mirabili tesori. La città fu fondata nel 1459 da Rao Jodha, guerriero del clan del Rathor, dipendente del Dio Sole, e sovrano del regno di Marwar. Nei primi decenni del XVI secolo fu iniziata la fortificazione che serviva a difendere il forte dagli attacchi nemici. Jodhpur si trova al crocevia tra le due più importanti vie carovaniere del Rajasthan, quella del deserto che prosegue verso Jaisalmer e il Pakistan e quella del mare che scende verso il Gujarat. Questa posizione strategica ha fatto sì che i mercanti Marwar accumulassero nei secoli infinite fortune al passaggio delle carovane di dromedari, cariche di merci esotiche come spezie, oppio, zanne d'elefante, cotone, legno di sandalo e seta. Questo punto si chiama Cicco, prima volta.
il Merangard Fort, arroccato per essere invincibile. La maestosità del Merangard Fort si staglia a 120 metri d'altezza sulla rocca che domina la città. Le mura del forte sono impressionanti, alte fino a 36 metri e larghe fino a 21. La leggenda racconta che l'architetto Bambi Rajra, che progettò e costruì il forte, alla fine dei lavori sia stato murato vivo all'interno delle mura perché non potesse mai rivelare ad alcuno i segreti della costruzione del forte. Una stradina stretta e tortuosa significa per il pendio che sale fino alla base della fortezza e mano a mano che saliamo le famose case dipinte di blu appaiono davanti ai nostri occhi. Distante dal primo cortile si apre una grande sala con numerose portantine che venivano usate per trasportare i componenti della famiglia reale durante le cerimonie e le uscite dal palazzo. Nel secondo cortile il palazzo Manvilas ospita il ricco museo delle armi del Maharaja. Salendo al primo piano incontriamo il palazzo Humayun Villas, dove possiamo ammirare bellissime miniature della scuola di Jodhpur. Seguono il Phool Mahal, palazzo delle feste e della musica, il Knab Ka Mahal, palazzo della visione, e il Zang Ki Mahal, palazzo delle donne, con le bellissime finestre traforate. Ed infine il Moti Mahal, dai soffitti decorati di oro e di specchi e con il trono del Maharaja. Ma la bellezza che il forte ci riserva non sta dentro ai suoi palazzi, quanto fuori, appesa alle finestre che dall'alto della rocca a strapiombo precipitano sulla città, il panorama che si tinge di blu. Thank you.
sembra un audio. Arrivando a Pali, importante centro tessile nel pieno di piantagioni di cotone, un carnevale improvviso e piacevole ravviva la campagna. Tutto attorno le tintorie della zona espongono al vento lunghissimi drappi di cotone appena tinti di azzurro, giallo, rosso, arancio, verde. Entriamo in una di queste per assistere al processo di tintura e per perderci in un labirinto di chilometri e chilometri di stoffe appese che asciugano al sole. Circa 90 km da Udaipur, in un paesaggio ondulato di colline che salgono fino a un passo di montagne a circa 1000 metri di altitudine, incontriamo il famoso tempio jainista di Ranakpur. Questo tempio di Ranakpur ricorda nel nome il Marvar Ranakumbha, che all'inizio del XV secolo donò questo territorio ad una comunità jain perché vi edificasse il suo santuario. Il tempio principale è il Chaumukha, costruito da un ricco ministro di Narakumbha, Dharan Shah, a partire dal 1439 e dedicato a Adinath, il Tritankara, che rivela la verità della conoscenza. La sua particolare pianta, a croce, alle cui estremità si aprono quattro aperture, consiste in 29 sale con diversi tempietti e conta 1444 colonne, ognuna diversa dall'altra, scolpite con decorazioni floreali e geometriche
immagini di divinità jain e indù come tradizione dell'arte jainista, con una cura del particolare ed una raffinatezza dell'intarsio che lascia stupefatti. Nel Santa Sanctorum centrale si trovano quattro immagini di Adinath che guarda ai quattro punti cardinali. Sugli architravi delle sale, numerose statue di danzatrici rappresentano i movimenti della danza sacra devozionale che accompagnava i rituali jainisti. Le cupole dei templi sono intarsiate con le storie e le scene della vita dei santoni jainisti e sormontate da splendidi sikara, torri tipiche dell'architettura indiana visibili dall'esterno. I sacerdoti jainisti, vestiti con un drappo bianco, passeggiano tra le sale di pilastri del tempio con un'aria vagamente assente, cosa che conferisce al luogo un'atmosfera mistica.
Non si è subito più, ma si è franca strada, guarda molla dentro. La visita della città di Udaipur comincia dai suoi bianchi palazzi, tra cui spicca il City Palace, costruito sulle sponde del lago Picciola al tempo della fondazione della città e nel corso dei secoli ampliato ed arricchito con nuove sale. Numerosi palazzi, cortili, padiglioni e giardini formano il complesso del City Palace, che una volta ospitava unicamente le residenze della famiglia reale. Oggi invece troviamo al suo interno il palazzo abitato dall'attuale Maharana, il Rajà dei Rajà, il più potente dei Maharajà di tutto il Rajasthan. Love.
Il lago Picciola si estende su una superficie di circa 9 km quadrati. Non è molto profondo ed il livello delle sue acque varia a seconda delle stagioni. Il bacino artificiale risale al XV secolo e prende il nome dal villaggio Picciola che si trovava sulla sponda opposta alla città. Sul lago ci sono due isole maggiori, Yang Niwas e Yang Mandir. Sull'isola più grande si erge il Yang Mandir, il palazzo fatto costruire dal Maharana Karan Singh nel 1615 al centro di un bellissimo giardino. L'edificio a tre piani è sormontato da una cupola che si affaccia su un ampio cortile con fontane protette da scenografici elefanti in pietra che guardano la riva del lago. Il palazzo è famoso per aver ospitato il principe Khurram, il futuro imperatore Mughal Shahjahan, il sovrano che fece costruire il Taj Mahal di Agra. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing, it's late in my career. But we're all
dopo circa 120 km da Udaipur, ecco che arriviamo alla Chittorgarh, ovvero il forte di Chittor. Il mezzo ideale per effettuare la visita nel forte è il tuk-tuk, che consente di attraversare le sue strette porte e di percorrere il forte in lungo e in largo. Il forte di Chittor si erge su una collina alta 180 metri, circondata con alte mura di fortificazione per tutto il suo perimetro di circa 12 km e copre un'area di 280 ettari. Entrando tra le mura attraversiamo una serie di 7 porte scolpite con bassorilievi di elefanti, guerrieri e animali mitologici. Appena giunti alla sommità della piatta collina che ospita il forte, oltrepassiamo la rampolla e sulla destra troviamo il primo edificio, il palazzo di Ranakumbha. All'interno la maggior parte dei palazzi è semidistrutta, ma si distinguono molto bene le abitazioni, alcuni balconi, i terrazzi e i cortili che si aprivano su un immenso giardino a ridosso delle mura. Proseguendo in tuk-tuk ci fermiamo nei pressi della Jaya Stambh, o Torre della Vittoria, costruita dalla Ranakumbha, uno dei sovrani più amati del Mewar, protettore di arte e cultura a partire dal 1458. La torre a 9 piani raggiunge i 37 metri di altezza ed è interamente scolpita con immagini di battaglia, scene di vita quotidiana e bassorilievi di divinità, sia all'esterno che all'interno. Attraversando un ampio giardino che ci porta con una lunga e ripida scalinata al Gaumukh, la bocca della mucca, un bacino che serviva per l'approvvigionamento idrico della città, alimentato tuttora da una sorgente di acqua purissima. La leggenda della regina Rani Padmini. Nei primi anni del XIV secolo, il sultano di Delhi, Alluddin Khalji, venuto a conoscenza della bellezza della Rani di Chittor, volle conoscerla personalmente. Le truppe del sultano cinsero d'assedio la fortezza ed egli stesso offrì un compromesso per risparmiare la città Chittor, che non sarebbe stata attaccata se il sultano avesse potuto incontrare la Rani Padmini, moglie del sovrano dei Sisodia. La leggenda vuole che Rana Ratan Singh acconsentì a questo incontro a patto che il sultano osservasse la regina in uno specchio per non turbare con il suo sguardo la purezza di Padmini. Una volta realizzato l'incontro, il sultano di Delhi, soddisfatto per aver ammirato la bellezza della Raini, non rinunciò alle sue pretese sulla fortezza e prese in ostaggio il sovrano di Chittor. La Padmini, nota oltre che per la sua bellezza anche per la sua intelligenza, organizzò uno scambio dicendosi disposta ad incontrare personalmente il sultano. Una processione infinita di portantine bardate a festa con drappi reali accompagnò la Padmini al luogo dell'incontro nell'accampamento del sultano e non appena giunti da ogni portantina sbucarono i più valorosi guerrieri Rajput che riuscirono a liberare il Rana Ratan Singh. Le perdite umane per Chittor furono ingenti, ma il Rana tornò nella sua residenza insieme alla Padmini. Adirato per questo smacco, il sultano Alluddin Khalji attaccò ferocemente la fortezza. Fu durante questa sanguinosa battaglia che prese vita la più grande Johar che la storia dell'India ricordi. Si racconta di 20.000 rani e dame di corte che, vestite con gli abiti e gioielli più ricchi, si gettarono sulle pire ardenti compiendo il sati, il rito di farsi ardere vive piuttosto che cadere in mano nemica. A questo punto i guerrieri Rajput si lanciarono nella battaglia contro gli arabi
e nell'arco di qualche giorno Chittor capitolò. Cosa dovete dire voi? Forza Gandhi? Ok. Su, forte, forte! Come lo fanno? Bravi! Leggiti bene, Franco. Non mi sacco più. E loro? Ci sei, ci sei. Dovete però fare il suono di Lawrence d'Arabia, ragazzi. Lui lo vuol fare, non sa qual è. Salvo Fabio!
Pushkar. Situato a soli 12 km da Ajmer, il villaggio di Pushkar è considerato uno dei luoghi sacri più importanti dell'India, pari al lago Manasarovar in Tibet o alle città di Benares, di Puri, Orissa o Rameshwaran, Tamil Nadu. Le sacre scritture Purana indicano in Pushkar il luogo in cui Brahma, il creatore, uccide con il fiore di loto un demone. I petali che caddero dal loto formarono tre laghi, di cui il più importante è Pushkar, dove Brahma compì un sacrificio durante la luna piena di Kartik tra ottobre e novembre. La leggenda racconta che durante il rito Savitri, moglie del dio, non fu presente e Brahma prese in moglie una ragazza di etnia Gurjari. Al suo ritorno Savitri apprese la notizia e maledì Brahma e disse che sarebbe stato venerato solo a Pushkar e a tutt'oggi il tempio di Brahma di Pushkar è l'unico in tutta l'India dedicato alla divinità. La cittadina di Pushkar sorge sull'omonimo lago e conta oltre 400 templi adagiati sulle rive dei 52 ghat, le scalinate di pietra che scendono sulle acque sacre e numerosi ashram, centri di meditazione, e dharamsala, luoghi di riposo, che si susseguono nelle strette vie della città. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. Our mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. È praticamente l'alba quando con Rosalba e Angela raggiungiamo il piccolo lago della cittadina di Pushkar. Tutta la città di Pushkar sorge praticamente attorno all'omonimo lago e conta oltre 400 templi adagiati sulle rive dei 52 ghat, ovvero le scalinate di pietra che scendono sulle acque sacre. La leggenda racconta che proprio qui a Pushkar è il luogo in cui Brahma, il creatore, uccide con il fiore di loto un demone. I petali che caddero dal loto formarono tre laghi, di cui il più importante è appunto Pushkar, dove Brahma compì un sacrificio durante la luna piena di Kartik. La leggenda racconta che durante il rito Savitri, moglie del dio, non fu presente e Brahma prese in moglie una ragazza di etnia Gurjari. Al suo ritorno Savitri apprese la notizia maledì Brahma e disse che sarebbe stato venerato solo a Pushkar. A tutt'oggi il tempio di Brahma di Pushkar è l'unico in tutta l'India dedicato alla divinità.
Sicuramente Pushkar non ha il fascino aggressivo di Varanasi o Benares, ma è proprio nella sua dolcezza, nella serenità, nella calma, in tutta questa manifestazione della purificazione di questo popolo, nei colori che raggruppano i gruppi di persone che raggiungono appunto il lago di Pushkar, che noi possiamo appunto entrare nelle stanze segrete della religione induista, che è appunto un po' come un segreto di tutto il popolo indiano. Anche Pushkar è un luogo sacro da cui tutto ha origine e a cui tutto ritorna, dove i fedeli indù si ricongiungono al divino, dove è possibile espiare i peccati del karma e dove il nodo della vita si scioglie e si aprono le porte del moksha, ovvero la liberazione dal ciclo infinito delle reincarnazioni che ci condanna a rinascere nel mondo dell'illusione terrena, ovvero nel mondo dei Maya. È al mattino presto, all'alba o al tramonto, che i pellegrini raggiungono il lago di Pushkar. Si distinguono donne, uomini, bambini, anziani, santoni e impiegati di banca, grassi commercianti, indoti e semplici guidatori di risciò, uomini d'affari con tanto di borsa 24 ore e bramini che officiano riti religiosi particolari. Tutti gli indiani prendono l'acqua con le mani giunte, se la versano sul capo, si toccano gli occhi, la gola, il petto e la lasciano scorrere tra le dita per farla ricadere nel lago. Così facendo compiono un rito di preghiera per i loro antenati e per le divinità. Altri rituali prevedono l'immersione nel lago per alcuni secondi per liberarsi da tutti i peccati. Altro gesto consueto è schizzare l'acqua verso il sole in un segno di saluto. Ed eccoci finalmente a Jaipur. Jaipur è una piacevole città, antica e moderna allo stesso tempo, ma in fondo un grande paese di circa 2,5 milioni di abitanti. La fondazione risale ai primi anni del XVII secolo, anni in cui il crescente potere del Maharaja Jai Singh II getta le basi per una fiorente e moderna città, Jaipur, appunto la città del Maharaja Jai. La città si distingue per la sua vita affollata, per l'animosità dei suoi quartieri, per i bazar affollati e per il via vai incessante di mezzi d'ogni tipo e misura.
Nel 1727 il Marajà lascia i lussuosi e ricchi palazzi del forte di Anverso, le colline circostanti, le pendici dei monti Arvalli, per stabilirsi in pianura e continuare nella sua grande opera di gestione spigliata ed aperta dei rapporti con gli imperatori Mogul, quegli stesso a disegnare la pianta della città scacchiera divisa in quattro quartieri con grandi vie larghe 30 metri e 10 porte che ne controllano tutt'oggi l'accesso. Il Marajà già in Sine II mise a frutto gli studi da lui stesso fatti sugli antichi testi di architettura indù, secondo i quali la ricostruzione di una città doveva seguire regole ben precise. La città doveva avere pianta quadrata in quanto simbolo di stabilità e seguire una gerarchia nella disposizione delle case che va dal centro, quelle più importanti, verso l'esterno, quelle più semplici. Di fatto, nel cuore della scacchiera della città si erge il palazzo di città, la dimora del Marajà. Quattro sono smeraldi. Avremo mi interessi tu, mia moglie la vedo sempre. Volete lì? 80 euro, no? Il forte Amber, l'antica capitale dello stato di Jaipur, il forte Amber, si trova a soli 11 km dalla città ed è una delle mete più affascinanti del viaggio in Rajasthan, in grado di farci comprendere le infinite ricchezze dei Marajà locali.
costruita su un'altura che domina una stretta valle sui monti Aravalli lungo la strada che porta a Delhi, la città-fortezza di Amber fu la sede di tutte le dinastie Rajput che dominarono nell'area a partire dal XII secolo fino al 1728, anno in cui fu fondata Jaipur e in cui il Maharaja Jai Singh II lasciò Amber. La fortezza, come la vediamo oggi con le sue alte mura merlate e i bastioni di cinta in stile moghul, fu costruita a partire dal 1591 dal Maharaja Man Singh I. Per visitare il forte è indispensabile salire fino al suo ingresso principale. Una schiera di elefanti bardati a festa, dipinti con i più svariati colori, ci attende per portarci in cima al forte con una passeggiata dondolante di circa 20 minuti. L'esperienza è tipicamente turistica ma divertente. Lungo il percorso siamo saliti da imbonitori, mercanti che vogliono venderci cappelli, miniature, copriletti, braccialetti e da fotografi che ci scattano numerose foto che poi due ore dopo avranno già sviluppato e ci venderanno per poche rupie. Alla destra del grande cortile di Van Iham troviamo lo splendido portale che porta agli appartamenti reali, il Ganesh Pool, con la porta di Ganesh. Nella tradizione induista, il dio dalla testa di elefante Ganesh, figlio di Shiva e Parvati, è il simbolo della fortuna e della prosperità e viene raffigurato come buon auspicio davanti a tutti gli ingressi delle case. Sull'arco centrale del portale si staglia la figura di Ganesh, arricchita di decorazioni, freschi, mosaici, al di sopra della porta, su tutta la facciata, le iali, finestre traforate che consentivano alle donne di corte di partecipare alle udienze pubbliche senza essere viste. Lo Shish Mahal, il palazzo del piacere, è quello che più colpisce per la ricchezza e la raffinatezza dei suoi decori, quasi interamente rivestito di specchi e con pregevoli stucchi. Il palazzo era riservato al tempo libero del Maharaja e delle sue consorti. Tutti i palazzi all'interno del forte Amber furono costruiti dopo un attento studio dei venti estivi ed invernali, in modo da garantire al Maharaja un piacevole fresco durante le torride estati ed un riparo dalle correnti fredde durante l'inverno. Thank you.
tutt'oggi la città vecchia di Jaipur è racchiusa tra le mura della città rosa. Nel 1863 il Maharaja Ram Singh fece ridipingere tutta la città di rosa, colore dell'ospitalità, per accogliere il futuro re d'Inghilterra Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, in visita in Rajasthan. Da allora, ogni 3 anni, la città vecchia viene ridipinta di rosa e nessun altro colore è contemplato all'interno delle mura di cinta. Da appassionato astronomo qual era, il Maharaja Jai Singh II costruì ben 5 osservatori a Jaipur, Delhi, Varanasi, Mathura e Ujjain. Il Jantar Mantar di Jaipur, che è l'osservatorio astronomico, è il più completo fra tutti e include sofisticati strumenti per il calcolo delle eclissi e per la rilevazione della posizione delle stelle e degli astri, apparecchiature per il calcolo degli ascendenti e dell'ora di tutto il mondo e raffigurazioni degli segni zodiacali in muratura. Inoltre vi sono 2 meridiani di dimensioni differenti che segnano l'ora di Jaipur. La grande meridiana, alta 27 metri, si trova al centro dell'osservatorio ed è in grado di calcolare il tempo fino a 2 secondi di precisione. A pochi passi dal Lava Mahal, o Palazzo dei Venti, si trova il Palazzo di Città, comunemente chiamato City Palace, costruito dal Maharaja Jai Singh II nel 1729. Racchiuso fra le mura, il palazzo ingloba una serie di cortili, edifici, musei e giardini. Entrando nel primo cortile si incontra il Palazzo del Benvenuto, Mubarak Mahal. Oggi ospita un museo di oggetti appartenuti ai Maharaja di Jaipur, abiti, pashmine e strumenti musicali. Sostando nel cortile sotto il porticato centrale si trovano le 2 grandi giare d'argento del peso di 345 kg ciascuna e capaci di contenere 900 litri d'acqua ognuno, che il Marajal Madho Singh II utilizzò per trasportare l'acqua del Gange durante il suo viaggio in Inghilterra nel 1901. In quanto indù, il sovrano non poteva né lavarsi, né bere e né fare le abluzioni con acqua che non fosse pura, ovvero del sacro fiume. Ciao Fabio!
Questo non è completo. Ah, sì. You speak Italian? They are Italian? Sì, sono belgiumi. Dimmi tu stop, perché... No, la tua non la vuole. Non si gira anche le spalle. Fatehpur Sikri, la città ideale dell'imperatore Akbar, rappresenta uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti del nostro viaggio nel Rajasthan e a questo punto nell'Uttar Pradesh. Si trova a 40 km da Agra, sulla strada che porta appunto da Jaipur ad Agra. Edificata fra il 1571 e il 1585, la città è interamente costruita in pietra arenaria rossa e conta numerosi palazzi privati, residenze per le concubine, padiglioni per le musiche e per le danze, torri e giardini, nonché edifici religiosi. Akbar salì al potere giovanissimo e nonostante fosse un grande condottiero capace di battaglie distruttive, fu sempre molto tollerante nei confronti dei popoli vinti e rispettò le differenti religioni presenti nel suo impero. Il suo animo lo portò a teorizzare una sua filosofia, sintesi di islamismo, induismo, jainismo e buddismo, chiamata Din Ilahi, che esprime l'uguaglianza di ogni religione in quanto espressione del divino e quindi della verità. La città perfetta di Fatehpur Sikri fu costruita nel luogo in cui viveva il santone Sufi, Shaikh Salim Chishti, che predisse ad Akbar, i cui figli maschi morivano in giovane età, la nascita di un erede degno del suo nome. Di lì a poco nacque un figlio maschio che venne battezzato Salim e che in seguito avrebbe governato il regno con il nome di Jahangir.
In segno di gratitudine, Akbar costruì il primo palazzo della città ideale e spostò la capitale dal regno di Agra a Fatehpur Sikri, su una roccia arida e rocciosa, ma sotto la protezione del santo Salim. Taimar. La costruzione del mausoleo fu iniziata nel 1632, un anno dopo la scomparsa della giovane moglie dell'imperatore Arjuman Banu Begam, detta Mumtaz Mahal, il gioiello del palazzo, morta prematuramente durante il parto del 14° figlio, situato all'estremità di un bellissimo giardino Charbagh, ovvero diviso in quattro parti come vuole tradizione islamica. Il Taj Mahal svetta sulle rive della Yamuna in tutta la sua maestosità, con i quattro minareti ai lati della piattaforma di marmo bianco. Il giardino, adorno di vasche, fontane, aiuole e piante, è attraversato da canali. Sul lato nord del giardino si erge il basamento, interamente in marmo bianco, di Makrana del Rajasthan, alto 7 metri e lungo 100 metri per lato. Al centro del basamento si trova il mausoleo. La storia, o meglio la leggenda, racconta che l'imperatore avesse conosciuto la sua sposa nel bazar reale di Agra nel 1607, dove una volta all'anno le donne della corte moghul erano solite recarsi per fingere di vendere gioielli e abiti di seta, prendendo per gioco il posto dei mercanti. In questo primo incontro, Arjuman Banu Begam, figlia del ministro dell'imperatore, Asaf Khan, incrociò lo sguardo di Khurram, il gioioso figlio di Jahangir, discendente di Tamerlano. Il giovane principe sedicenne comprò dalla ragazza una perla di vetra ed il giorno dopo le chiese in moglie. 5 anni dopo furono celebrate le nozze con altre 4 mogli e l'imperatore Jahangir, affascinato da tanta bellezza, offrì alla sposa di suo figlio un nuovo nome, Mumtaz Mahal, il gioiello del palazzo, che il principe Khurram preferì sempre tra le oltre 3.000 concubine del suo harem. Altra tappa fondamentale della visita della città di Agra è il Lal Qila, il Forte Rosso, una delle meraviglie dell'arte moghul. A 1,5 km dal Taj Mahal, sulle rive del fiume, sorge il complesso di palazzi e giardini reali che ospitò per molti anni i sovrani moghul. La cittadella fu edificata da Akbar a partire dal 1565 sulle fondamenta del vecchio forte della dinastia Lodi e fu ampliata e modificata dai suoi successori. Il perimetro delle sue doppie fortificazioni, alte fino a 20 metri, misura 2,5 km e include un fossato largo 10 metri alimentato dalle acque della Yamuna. La maggior parte degli edifici che vediamo oggi furono costruiti nel XVII secolo durante il regno di Shah Jahan. L'ingresso principale, che veniva utilizzato dagli imperatori, è la Tipol, porta dell'elefante, situata a ovest e anche chiamata Delhi Pol, ma attualmente si accede al forte dalla Amar Singh Pol, che precede la Akbari Darwaza, porta di Akbar. Alla fine della rampa, sulla destra, al di là di un giardino in stile moghul, si erge, costruito interamente in arenaria rossa, il Jahangir Mahal, uno degli edifici residenziali più grandi del forte voluto da Akbar per il figlio. Davanti alla costruzione troviamo la Huz Jahangir, una vasca presumibilmente da bagno scavata in un unico blocco di pietra. Attraversando il palazzo arriviamo nel cortile che si affaccia sullo Yauma,
e sulla sinistra svetta la Musamman Buri, torre ottagonale, uno dei luoghi più malinconici del forte in quanto rappresenta il punto esatto dal quale l'imperatore contemplava il Taj Mahal durante la prigionia forzata impostagli dal figlio Aurangzeb tra il 1658 e il 1666. Aver atteso invano l'arrivo del Palace on Wheels alla stazione di Agra, sulla strada per New Delhi incrociamo a Sikandra il grande mausoleo o tomba del grande Akbar, imperatore mughal. Ancora in vita, Akbar diede avvio alla costruzione dell'edificio nel 1604, sperimentando una sintesi di sincretismo architettonico, adottando elementi dell'arte islamica, come la posizione al centro di un bellissimo giardino, e dell'arte induista e jainista. Il suo grande desiderio di fondare una religione, sintesi delle più grandi religioni presenti in India, si esprime anche nella costruzione della sua rausa, ovvero del suo mausoleo.